Questo programma vi è offerto da Cicli Olimpia. Bikes since 1893. Amici e amiche della mountain bike, eccoci ora a Erbusco, in provincia di Brescia, in piena zona DOC Franciacorta. Come potete vedere da queste immagini e dai prodotti della vite ancora in fase di maturazione, zona DOC della Franciacorta, vocata in particolare alla produzione dello spumante Brut. La pieve di Erbusco, con la sua zona pedonale così particolare di epoca trecentesca, il municipio di fine 800, primi anni del 900, e poi l'avete intravista nelle immagini precedenti, la cinquecentesca Villa Martinengo. Questi però sono gli impianti sportivi di Erbusco, dove c'è stata la partenza e l'arrivo della ottava Franciacorta Bike, sesta tappa degli Italian MTB Awards Scapin. Grande partecipazione nonostante la concomitanza con il campionato italiano marathon a Schio in provincia di Vicenza, perché in molti non hanno voluto mancare a questo appuntamento sulle ruote grasse che a Erbusco è stato così bene organizzato da Maurizio Cavalleri e tutti i suoi collaboratori. 44 chilometri il percorso, dislivello di 900 metri, gara collinare, caratterizzata però dalla salita a due asperità piuttosto impegnative, come il Monte Alto nella prima parte della gara e il Monte Orfano nella parte finale di questa competizione, che sta per prendere il via. Vedete la partecipazione molto numerosa, circa 600 gli iscritti, in prima fila, in pole position, Francesco Casagrande, che di questa Franciacorta Bike ha vinto l'edizione 2011. Però come avete visto ci sono anche Julio Umberto Caro Silva, c'è la bravissima Mariangela Cerati che guida la classifica delle donne, dicevo appunto Julio Umberto Caro Silva, altri colombiani come Diego Alfonso Arias Cuervo, eccoli qua, lo vediamo sulla sinistra dello schermo, poi Daniele Fabbri per la sintesi corse e ancora per la Cicli Olimpia Nicola D'Alto e Cristian Pallaoro. Insomma, le maglie di leader della classifica degli Italian MTB Awards, ecco Pallaoro, con le maglie verdi allora di leader delle diverse categorie. Stiamo per assistere alla partenza, numeroso il pubblico che ha partecipato a queste fasi ad ammirare almeno le prime pedalate degli atleti, ma molti di appassionati anche lungo il percorso non facile. Ed eccoci allo start alle ore 9:30. Sì, al 9:30 la prima partenza. Vedete che la partecipazione è molto numerosa. Subito i biker affrontano proprio il muro che costeggia la bella Villa Martinengo, la villa del 1500. Il muro caratterizzato, come vedete, dalla costruzione a secco. Via via si stanno avviando anche i tantissimi amatori arrivati un po' da tutto il nord Italia per questa ottava Franciacorta Bike. Li vedremo all'opera grazie alle riprese di Alcamedia Videoproduzioni per MTB Gran Fondo lungo appunto i 44 chilometri di questa competizione. Come vi dicevo, il vincitore dell'edizione del 2011 è stato Francesco Casagrande, atleta che non ha bisogno di presentazioni per il suo trascorso soprattutto in campo professionistico su strada. Però attenzione anche agli uomini dell'Olimpia, agli uomini della Scapin Factory Team appunto, che portano il nome del main sponsor di questo circuito, che attraverso 8 gare fa il giro, un mezzo giro d'Italia. Quest'oggi, domenica 24 giugno, in Lombardia a Erbusco Brescia. E intanto in queste prime fasi su asfalto, mentre si passa proprio per il centro di Erbusco, si mette in luce con il numero 38 Tiziano Carraro della Bike Club 2000 Show Running. Vedete, sta facendo un po' l'andatura davanti alle maglie verdi dei leader delle classifiche per categoria
degli Italian MTB Awards. Più indietro, qualche centinaio di metri più indietro, si va all'andatura che si può, e sempre comunque immortalati dalle nostre telecamere. Intanto vedete, comincia anche a fare un po' caldo, giornata che dal punto di vista climatico ha graziato gli atleti in gara, mentre molto attivo in queste fasi anche Alessio Bongiorni del Freebiker Busco, squadra di casa. La seconda moto è proprio in coda al gruppo, mentre gli atleti, vedete, salgono attraverso il centro del paese di Erbusco e sono impegnati in salita su asfalto, asfalto che lasceranno molto presto, perché inizia subito la salita al Monte Alto, che li porterà a quota 630 metri. La moto insegue il gruppo dei primi, che ora stiamo attendendo volta per volta nei transiti proprio in zona del Monte Alto. Intanto Mariangela Cerati si è portata al comando della gara femminile, lasciandosi alle spalle moltissimi amatori che, insomma, a differenza di lei, stanno un po' arrancando in salita. Dicevo, giornata che ha graziato intanto con il numero 117, l'avete vista sull'estrema destra dello schermo, la biker Roberta Seneci della Racing Rosola Bike, territorio del Franciacorta, che ci lascia anche degli scorci molto emozionanti come quello che avete appena visto. Intanto però Francesco Casagrande ha da subito fatto capire che gli interessa bissare il successo di questa Franciacorta Bike. Lo vedete acclamato con grande ammirazione dagli appassionati lungo il percorso. Alle sue spalle, con il numero 13, gli tiene testa, anche se in questo momento ha già un ritardo di 1 minuto e 25, Diego Alfonso Arias Cuervo. Poi una coppia molto interessante, composta da Michael Faglia del Free Bike di Erbusco e da Filippo Giuliani della Axevo Alba Orobia Bike Under 23, che si sono molto ben distinti alle spalle del velocissimo Francesco Casagrande. Ancora siamo nel bosco, in quinta posizione troviamo Julio Umberto Caro Silva, colombiano della Scapin Factory Team. Gli atleti, vedete, stanno anche affrontando un po' il caldo. Nonostante questo, bravo anche Antonio Masini della Paduano, quindi un tandem con il Master 3 Luca Botticini, sorpassato in curva dal più giovane, lo Junior, categoria quindi ovviamente molto più giovanile, Simone Vecchia, Manuel Bike. Eccoci allora a questi transati in questo punto, che è un punto di avvistamento per i cacciatori. Il tandem della Tix Active Bianchi è composto da Cristian Boffelli e da Federico Barri, due promesse della mountain bike, due juniores. Intanto Maurizio Cavalleri dell'organizzazione coordina la sicurezza lungo il percorso, perché tutto proceda al meglio. Un'occhiata intanto mentre sfilano i numerosi master in questo punto ora leggermente pianeggiante, ma subito dopo li vedremo impegnati in discesa. Ecco Cristian Pallaoro un po' indietro, qualche inconveniente tecnico inevitabile, insomma questo fa parte della mountain bike. Percorso in ordine, ma qualche inconveniente ci può essere sempre per le sollecitazioni che ricevono appunto le mountain bike. Al comando della gara femminile troviamo la leader della classifica donne degli Italian MTB Awards, ovvero la brava Mariangela Cerati per i colori della Colnago Farbe Sud Tirol, che si avvia in seconda posizione. L'abbiamo vista per un attimo in questa inquadratura, Roberta Seneci della Racing Rosola Bike. Dicevo, percorso bresciano qui a Erbusco in ordine, al massimo un po' di polvere vista la carenza di precipitazioni, e come vedete anche il fascino di gareggiare proprio tra i filari dei vigneti della DOC Franciacorta, che si caratterizza per la produzione di spumanti Brut. Molto molto affascinante, vedete anche questa immagine che ci fa intravedere gli atleti impegnati tra i vigneti. Erbusco visto al di là dell'autostrada Milano-Torino e con la Villa Martinengo, un po' di amici che sono arrivati dal Veneto, appostati sul Monte Orfano per attendere allora il leader della corsa, Francesco Casagrande, categoria Master 3, gruppo sportivo Cicli Taddei della provincia di Firenze. Eccolo il 42enne atleta toscano, non ce n'è stata per nessuno finora nei suoi confronti, è partito appena si è alzata la strada sotto le ruote,
è andato al comando. Bella prova alle sue spalle, invece, come potete vedere, della coppia di giovani, tra i quali ci sono Filippo Giuliani, eccolo, Axevo Alba Orobia, un under 23. Si è trascinato al seguito Michael Faglia della Free Bike proprio di Erbusco. Hanno avuto ragione di Julio Umberto Caro Silva, probabilmente qualche noia meccanica per il colombiano, che sappiamo specializzato. Ecco, vedete Faglia che procede spingendo la bici, più determinato Filippo Giuliani riesce a rimanere in sella. Dicevamo, eccolo, Julio Umberto Caro Silva, Colombia per il team Scapin, probabilmente qualche noia meccanica o qualche foratura lo hanno attardato, mentre qualche decina di minuti fa era in seconda posizione. Terza piazza per Antonio Masini per i colori, quarta piazza per Antonio Masini della Paduano Martina Racing, ovvero quinta posizione. Poi con in sesta posizione Luca Botticini, Master 3 della BS Info 3. Ancora diamo un'occhiata alle loro spalle, Daniele Fabbri, bravissimo biker della Sintesi Corse. Poi ancora alle sue spalle un po' di fatica per Simone Vecchia, junior del team Manuel Bike. Questi atleti sono racchiusi nelle prime 9 posizioni. Ancora bravo Stefano Orazzini, Cicli Taddei, Elite Sport, la sua categoria. Poi ancora avete visto per Boffelli per la Tix Active Bianchi. Insomma, si arranca un po' in questo tratto non facile, con una maglia verde con il numero 13, è quella di Diego Alfonso Arias Cuervo, un po' attardato il colombiano della Scapin, che forse però sta approfittando di recuperare qualche posizione proprio per la fatica degli altri. Anche passaggio non facile anche per l'esperto Elite Tiziano Carraro, Bike Club 2000 Show Running. Per la Olimpia Cristian Pallaoro resta in sella, il biker veronese del team di Marino Pizzo. Ed ecco via via a inseguire tutti gli altri con anche appunto le maglie di leader della classifica degli Italian MTB Awards per categorie. Comincia a scaldarsi un po', ad alzarsi un po' la temperatura ambientale, cosa non sempre gradita agli atleti che praticano la mountain bike. Il cielo era rimasto coperto per molti chilometri, cosa favorevole. Ora però le cose un po' si complicano in presenza del sole. Ricordo che è la sesta delle 8 tappe degli Italian MTB Worlds Scapin. Eccoci intanto in attesa di vedere la posizione di Francesco Casagrande, che sta scendendo dal Monte Orfano con un ampio vantaggio. Ormai è in vista di Erbusco, ultime pedalate per il campione toscano, che si sta portando nuovamente nella zona degli impianti sportivi, da dove era partita questa ottava Franciacorta Bike, sesta tappa dell'Italian MTB Awards alle 9.30 del mattino. Francesco Casagrande applaudito all'arrivo qui a Erbusco, impianti sportivi comunali, arriva e bissa il successo del 2011 a braccia alzate con il tempo di 1:45:11. Ecco, allora attendiamo mentre saluta il co-organizzatore di questi Italian MTB Awards, Massimo Stermieri. Dicevamo, andiamo di vedere alle sue spalle, ecco il tandem dei giovani composto dall'under Filippo Giuliani sulla destra dello schermo, Axevo Alba Orobia, e da Michael Faglia. Ha lanciato lo sprint, parte intanto Filippo Giuliani, lo vediamo più determinato e con forse un po' più di energie rispetto a Michael Faglia. Direi che per Filippo Giuliani ormai è a suo appannaggio il secondo posto all'arrivo. È così il distacco da Francesco Casagrande di ben 6 minuti e mezzo. Terzo Michael Faglia, Giangis Team Freebike Erbusco. Eccoli qua i due ragazzi, veramente rivelazione di questa gara. Hanno preceduto un esperto scalatore come Julio Umberto Caro Silva della Scapin Factory Team e poi un altro colombiano, Diego Alfonso Arias Cuervo della Scapin Factory Team, che per un nulla ha preceduto Luca Botticini BS Info 3. Li abbiamo visti arrivare appaiati. Cristian Pallaoro un po' nelle retrovie, l'atleta della Cicli Olimpia intorno alla 19esima posizione, mentre assistiamo ancora a una serie di passaggi in attesa di definire gli ultimi chilometri, anche la situazione della gara donne, che avevamo lasciato con la leader della corsa, appunto Mariangela Cerati della Colnago.
Eccola la biker parmense che però ha perso la testa della corsa a vantaggio di Roberta Seneci, infatti la sta inseguendo. Roberta è poco più avanti, eccola, vedete, con la divisa rossa della Racing Rosola, è riuscita in un sorpasso piuttosto fortunoso a causa di un piccolo errore di lettura del percorso da parte della Cerati. Quindi la vittoria nella gara femminile è andata, eccola, a Roberta Seneci della Racing Rosola Bike, 2 ore 19 minuti 21 secondi, stremata nel tentativo di recuperare il ritardo, vedete, pulsazioni a 1000, respirazione molto forte. Mariangela Cerati, terza, Ernestina Frosini, che ha preceduto Beatrice Mistretta della Cicli Taddei. Questo è il podio femminile con le prime tre donne in classifica. Il Palace Capin ha ospitato come sempre il processo alla tappa, quindi le numerose premiazioni dei leader della gara della classifica assoluta maschile, poi le maglie degli Italian MTB Awards. Siamo allora alle impressioni dei protagonisti. Amici e amiche della mountain bike, in conclusione di questa ottava Francia Corta Bike, la parola ai protagonisti, a cominciare da Francesco Casagrande, che ha vinto la gara maschile. Sì, diciamo, l'anno scorso è stata una gara a due con Bettelli fino alla salita finale, poi ero riuscito a staccarlo, mentre quest'anno già sulla prima salita ho riuscito a fare il vuoto, ho visto che mi seguiva il colombiano Arias e poi non l'ho più visto. Io ho continuato la mia gara spingendo il massimo nel tratto in pianura, poi ho visto che avevo un buon margine, ho fatto la salita al mio passo e è andata bene fino all'arrivo. Roberta Seneci, bresciana, profetessa in patria, vincitrice anche con un colpo di fortuna. Sicuramente anche con un colpo di fortuna, come ho già detto, purtroppo per Mariangela ha sbagliato percorso, mi ha raggiunta e abbiamo comunque lottato, diciamo, nelle parti finali della gara. E sono, insomma, assolutamente contenta perché comunque un risultato così non me l'aspettavo. Bella gara, fatica, ma soddisfatta. Grazie a Roberta Seneci. Invece, allora, Mariangela, che è successo? Racconta ai nostri telespettatori. Purtroppo nel momento in cui ero in testa ho sbagliato strada, mi sono accorta quando sono rimasta sola, ero sola in quel momento, quindi non avevo nessuno che mi faceva riferimento per la strada, non c'era nessuna indicazione, ho girato a sinistra anziché a destra. E quando ho ripreso il percorso giusto, visto che Roberta era già davanti, abbiamo lottato, l'ho superata, abbiamo lottato in salita e in discesa e poi dopo lei ha vinto. Le faccio i complimenti perché comunque ha pedalato molto bene. Mi dispiace per me, sono un po' delusa, però pazienza. Grazie a Mariangela Cerati, da Erbusco, dalle terre del Franciacorta in provincia di Brescia è tutto. MTB Gran Fondo continua con gli appuntamenti. Non mancate domenica 8 luglio a Villa Bassa, in provincia di Bolzano, alla Dolomiti Superbike, ma attenzione perché in Toscana, Pontremoli, in provincia di Massa, c'è la Pontremoli Bike, mentre in provincia di Verbania la Rampi Carza a Trarego Vigiona. Per questa settimana è tutto, un saluto da Guido Barbato, appuntamento alla prossima puntata. Questo programma vi è stato offerto da Cicli Olimpia, Bikes Since 1893.